Buongiorno, oggi voglio condividere con voi la recensione della My Beauty Box. Questo mese non mi sono abbonata alla Glossy Box e ho preferito fare l'abbonamento alla My Beauty Box, come vi dicevo in un video precedente. Allora, il cofanetto nuovo, onestamente, è questo. Dico nuovo perché io per 3 mesi dell'anno scorso sono stata abbonata a My Beauty Box e poi ho disdetto l'abbonamento per tornare alla Glossy Box. Adesso vi mostro i prodotti contenuti all'interno di questa box e poi vi dico cosa ne penso nello specifico. Allora, la box adesso è magnetica, molto comoda, molto bella. Devo dire che c'ha le tre box che ho provato: Sugar Box, My Beauty Box e Glossy Box, e quella esteticamente più bella, secondo il mio modesto parere, e più consona proprio alla conservazione di altri prodotti una volta che è stata aperta. Allora, all'interno ho trovato delle cartoline, questa nel caso specifico per la violenza degli animali. Vabbè, questa è la lettera proprio di My Beauty Box, che è molto ben fatta, è molto esplicativa. Devo dire la verità, io ho letto solo questa prima di fare questo video, nel senso che l'ho ricevuta davvero da pochi minuti, giusto per avere una percezione migliore dei prodotti contenuti all'interno della box. E poi contiene questa brochure di Milena Valentini per delle creme anti-aging contro l'inquinamento tecnologico contenute all'interno della box, e quest'altro libretto di creme Cavascura, perché è un altro brand che troviamo sempre all'interno della box. Allora, sì, i depilanti sono finiti, per cui vi posso fare vedere i prodotti contenuti. Questa è una box del compimento del primo anno proprio di My Beauty Box, per cui My Beauty Box ha deciso di regalare alle abbonate di questa box un prodotto a scelta delle box precedenti, un prodotto a scelta tra una rosa di prodotti che erano contenuti all'interno di una mail. Io ho voluto scegliere, però questo è il mio caso specifico, insomma, questo olio della Kiehl's che era contenuto all'interno di una o due box precedenti, non ricordo precisamente. È un piccolissimo siero che, se non erro, dovrebbe essere di 2 millilitri, non mi ricordo più, scusa, no, di 4 millilitri. Non so se, ecco, si riesce a vedere, 4 millilitri. Siccome me ne avevano parlato bene, ho voluto provarlo. In verità, quando questo brand ha scelto di promuoversi anche grazie a My Beauty Box, e quindi My Beauty Box ha fatto una box interamente dedicata a questo brand, io sono rimasta stupita positivamente di questo, perché è un brand che volevo provare e non ero abbonata, per cui mi ero ripromessa o di comprare la box precedente, perché con My Beauty Box è possibile, oppure comunque di provarlo, visto il parere entusiasta di molte consumatrici. Insomma, questo siero, quando lo proverò, sicuramente ve ne parlerò in un video che farò a fine mese di promossi e bocciati. Spero che lo apro adesso con voi, che abbia un buon profumo e che l'utilizzo sia piacevole, perché insomma è di prima importanza per me. Sì, è un profumo normale, quindi è veramente da provare, e sono molto felice che mi abbiano proposto di sceglierlo,
e soprattutto che non abbiano sbagliato ad inserirlo, per cui io potevo scegliere un prodotto e magari sbagliando mi avrebbero inserito un altro prodotto. Volevo dire che questa opzione che talvolta i team delle box utilizzano mi piace davvero tanto perché è come un piccolo paracadute nel caso in cui la box in questione, appunto del mese, non ci piaccia in maniera particolare. Per cui avere un prodotto che abbiamo scelto e che quindi siamo responsabili noi della scelta sicuramente influisce positivamente sul farci abbonare a quella tipologia di box, quindi in questo caso specifico a My Beauty Box, e sia ci dà sicuramente una gioia all'interno della box stessa perché l'abbiamo scelto noi. Poi ho ricevuto il sapone al fango termale di Cavascuda, che è il brand di cui appunto vi parlavo prima. Questo deve essere un sapone naturale. Non riesco onestamente. Ah, adesso mi aiuto. Questo è da 100 millilitri. Ed è realizzato secondo un'antica tradizione, sto leggendo proprio la lettera che ci ha scritto My Beauty Box, della saponeria artigianale, quindi con il metodo classico dell'impasto a freddo, e non può che farmi piacere, perché è un metodo che aiuta a mantenere inalterati i principi attivi delle sostanze impiegate ed è formulato a base di olio di cocco naturale puro al 100%. Io in genere non uso i saponi solidi e quando li uso li utilizzo quelli di Lush che mi piacciono in maniera particolare, però, sì, però sicuramente utilizzerò questo perché è un brand che non conosco e perché voglio provarlo, l'ho pagato e voglio provarlo. Mi piacerà sicuramente provarlo, poi se mi piacerà il prodotto in sé non lo so. Dello stesso brand, quindi delle creme, ho trovato delle creme Cava Scura. Questa, innanzitutto voglio dirvi che ogni bustina di queste creme è da 3 ml. Questa nello specifico è una crema idratante viso all'acqua termale ed aloe vera e se ne può fare un utilizzo ad esempio al mattino, mentre scusate, una crema per la notte è questa qui ve la faccio vedere da vicino, crema antirughe effetto lifting alla rosa canina, sembra in bustina da 3 millilitri. Io so che ci sono anche delle bustine più piccole, quindi non dico che possiamo fare un utilizzo chissà quanto copioso di queste bustine, però non sono tra le più piccole. Poi ho ricevuto tre tubetti piccini, li devo sollevare perché sennò non si vedono, di quest'altro brand che non conosco e che spero che si legga Weleda. Se non si legge così, perdonatemi, però il brand in questione è questo qui. Vedo che non mette tanto, tanto, non mette a fuoco. Però comunque sono due, sì, questi due sono uguali tra loro come prodotto, ciascun flaconcino è da 20 millilitri e sono crema doccia allo livello spinoso. Ha una profumazione, fatemi vedere un attimino, ho letto che è agrumata, ma non l'ho annusata, sì, sa proprio di arancia. E sicuramente sì, mi fa piacere provarla sotto la doccia, anche se io preferisco più prodotti per la cura del corpo, quindi idratanti, nutrienti, però in ogni caso, insomma, usiamo questi prodotti e mi farà piacere. Questi due sommati tra loro danno 40 millilitri di prodotto. Poi, sempre con la stessa profumazione e della stessa linea, abbiamo la crema fluida trattamento nutriente. E, io sto leggendo anche velocemente qualcosa di questi prodotti, l'avevo letto prima, anche questo è da 20 ml.
Sì, sa di arancia, mandarino e pompelmo maturati al sole, regala energia e buon umore, speriamo. E composto da naturali tensioattivi estratti dallo zucchero. Allora, dopo averlo provato, vi dirò sicuramente cosa ne penso. Per finire, del brand Milena Valentini ho ricevuto questi due prodotti. Nello specifico, sono una crema di invecchiamento tecnologico da 5 millilitri contenuta all'interno di questo piccolo, 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 piccolo vasettino qui, Techno Age, proprio studiata contro l'invecchiamento tecnologico. E poi della stessa linea proprio contro l'invecchiamento tecnologico, si specchia e dà riflesso, c'è il siero. La crema, non so se ve l'ho detto, ma nel caso in cui ve l'avessi detto ve lo ripeto, è da 5 millilitri, piccina picciò. E poi c'è il siero che è da 5 millilitri, sì. Allora, questi prodotti, a onor del vero, devo dire la verità, li ho già provati perché erano stati contenuti all'interno di una vecchia glossy box e devo dire che mi sono piaciuti, li ho finiti, poi sono piccini e non è che si fa una gran fatica a finirli. E mi ha fatto piacere riceverli nuovamente perché sicuramente conservo un ricordo positivo di questo brand. Poi mi è piaciuto in particolar modo il fatto che oltre a ricevere una descrizione dettagliata proprio dei prodotti, da parte di My Beauty Box, grazie a questo foglio che spiega veramente tutto, tranne sto vedendo, non c'è l'inci, però io non sono una fissata dell'inci, se voglio sicuramente me lo cercherò in internet nel caso in cui qualcosa non mi convincesse. Vi dicevo, la cosa che mi è piaciuta è che mi hanno mandato, e non penso solo a me, ma a tutte le abbonate, una brochure informativa sulla linea in questione contenuta all'interno della box, su cui è stato applicato un buono sconto del 45%, per cui è veramente tutto organizzato. Nel caso in cui ci piacesse il prodotto in questione, possiamo acquistarlo approfittando di questo sconto del 45%, che è valido fino al 30 maggio di quest'anno, dell'anno in corso. Allora, che dire di questa box? Ho letto pareri divergenti e soprattutto non vi è molta gioia anche da parte mia perché i prodotti contenuti all'interno della box sono un po' piccolini come formato. Qui mancano saponi e bustine qui. In genere, guardando le box precedenti di My Beauty Box, sicuramente vi era un'abbondanza maggiore proprio nei formati che sceglievano. Io mi sono riabbonata a My Beauty Box partendo dal presupposto che non volevo più ritardi, non perché il ritardo in te comportasse una box peggiore di altre, però onestamente volevo sapere che a fine mese mi abbonavo entro una tale data che più o meno si aggira intorno al 13, 14, 15 del mese, a fine mese avrei ricevuto la box. E in questo My Beauty Box, da quanto ho potuto appurare leggendo e sentendo le varie opinioni delle abbonate, è stata sempre costante. Anche in questo caso io l'ho ricevuta a fine mese, veramente prima di queste vacanze pasquali. Per cui l'impegno nella precisione c'è ed è dimostrato, insomma. Ovviamente le box, io adesso qui la sto giudicando a
appena ricevuta, la box va provata, secondo me, senza avere nessun preconcetto, e quindi solo provandola si può giudicare veramente una box come è stata. Sicuramente all'occhio salta che non ci sono grandi formati, sicuramente ci sono state delle box migliori. Ad esempio, io l'anno scorso sono stata abbonata a My Beauty Box ricevendo due smalti essi, un top coat essi e un profumo da 30 ml. Non mi ricordo di un profumo molto fiorito che mi piacque molto, insomma. Per cui non dico che le box devono essere sempre allo stesso modo, però sono cosciente del fatto che si susseguono box migliori, box peggiori. Poi ognuno di noi è maggiormente propenso alla ricezione di determinati articoli, tipo il make-up, oppure alla ricezione di prodotti di skincare. Io, ad esempio, sono dell'idea che una buona skincare valga tanto un buon make-up, per cui mettermi all'interno di una box questi prodotti, oppure appunto le creme idratanti, un buon latte detergente, una buonissima crema corpo, uno scrub, è sempre positivo. Però secondo me una box che sicuramente piace un po' a tutte le abbonate, sia soltanto mischiando un po' di make-up, un po' di skincare. E una cosa che ho notato in genere, io sono stata abbonata anche qualche mese a Sugarbox, è che comunque all'interno delle box, non lo so, io mi aspettavo, è un mio parere soggettivo e personale, non oggettivo, mi aspettavo di trovare maggiormente dei profumi. Li ho trovati solo per due volte o due o tre. Tre, sì, tre. All'interno della Glossy Box, ma io sono stata abbonata a Glossy Box per, insomma, per parecchio tempo, dall'inizio, insomma, fino al mese scorso, voglio dire. Mi ero fatta un'idea proprio della box. Come se ogni mese avessi dovuto ricevere qualche campione oppure delle piccole miniature di profumi, e questo non si è avverato, però devo dire mi piacerebbe molto. So che molte non utilizzano il profumo, però la maggior parte di noi donne il profumo lo utilizziamo, per cui penso, anche se ci facessero delle domande specifiche nel momento in cui ci abboniamo e magari dicessimo di sì alla ricezione di determinati profumi, nel mio caso fioriti ad esempio, sicuramente ci farebbero piacere riceverli anche in combinata con il gel doccia oppure con la crema corpo abbinata. E quindi niente, io non dico che sono rimasta soddisfatta al 100%, però posso sicuramente dire di non essere rimasta, cioè non sono rimasta neppure insoddisfatta, per cui continuerò per questo mese ad essere abbonata a My Beauty Box, perché sicuramente sono box che vanno e vengono. Ho di che provare questo mese. Se dovessi scegliere il prodotto che adesso, solo per averlo ricevuto ma non per averlo provato, mi piace di più, è questo qui, perché lo voglio provare per la prima volta e sono molto curiosa e ho anche delle aspettative abbastanza nutrite su questo prodotto. E sicuramente i prodotti che mi piacciono di più sono questi, perché li ho già provati e so che sono dei prodotti validi. Per quanto riguarda questo brand Cavascura, di cui appunto ho ricevuto questi tre prodotti, vi saprò dire in futuro, magari in un altro video. E di questi prodottini qui, può darsi che il fatto che io li provi me li faccia amare ancor più degli altri prodotti di cui vi ho parlato prima, perché secondo me una box si può valutare in maniera corretta ed esaustiva soltanto nel momento in cui veramente si utilizzano e si finiscono i prodotti della box stessa. All'inizio può essere soltanto un parere che viene fatto così di getto, perché magari ci aspettiamo determinate cose e non le riceviamo, però una box si utilizza soltanto, si può giudicare positivamente o negativamente soltanto dopo aver provato l'intera box stessa.
Io vi saluto, vi ringrazio per essere state qui con me, aver condiviso con me la ricezione di questa box. Auguro a tutte le mie abbonate e non una buonissima Pasqua e soprattutto un buon inizio di primavera che speriamo non faccia sentire ancora la sua mancanza, viste le temperature esterne. E niente, ci vediamo tra pochi giorni con la pubblicazione dei promossi e bocciati di marzo. Vi saluto nuovamente, vi auguro buona Pasqua e mi fa piacere se vi iscrivete e lasciate un commento qui sotto per dire anche la vostra sulle box eventualmente. Ciao a tutti!